E ancora un ringraziamento anche alla fondazione Ischia di delle persone itineranti e di Pinamonte. Ecco, entriamo subito nel vivo di questa presentazione. Sfogliate insieme a noi questo libro e c'è Sara che ci legge Perdiamoci. Sono sempre tra le nuvole, si sta benissimo. Guardi, è come una specie di meditazione, come ritrovare se stessi lontano da tutte le altre cose cattive. Le nuvole sono belle, ti avvolgono, ti accompagnano, sono dolcissime, specialmente la sera quando c'è il tramonto, quelle nuvole si abbracciano, baciano il tramonto, è una cosa bellissima. Mi piace questo titolo. È molto bello. Bellissima la visione di Nunzia Zambardi, tra l'altro è un artista ospitale, un artista della materia. Qualche altro che vuole darci la sua impressione su cosa significa correre tra le nuvole, quando correre tra le nuvole? Potrebbe significare la curiosità di conoscere quegli strati lontani che noi chiamiamo nuvole e poi il senso di libertà. Penso. Non sono nessun artista. Ma se siamo qui siamo in qualche modo tutti accomunati da una grande passione per la letteratura, per la poesia, quindi ecco, magari ciascuno di noi ha provato a scrivere una poesia. Perché ci siamo sempre chiesti, che cos'è una nuvola? Quanto vorrei stare su una nuvola? Mamma mia, mi scapperei su una nuvola. Penserò che un senso
libertà, ma non libertinaggio, proprio libertà, proprio bella come valore umano. Sì, è vero. Qualche altra impressione? Però a volte le nuvole, noi l'accezione è negativa, perché la nuvola la vediamo come un intralcio, generalmente la nuvola ci rovina la giornata, per cui correre vuol dire, dal mio punto di vista, quindi io la sto vivendo così, è cercare di andare oltre, cercare comunque di guardare il sole che c'è dietro, forse qui. Cercare di andare oltre, bella anche questa visione. Non rispondo perché appunto ho leggere Domenico, non voglio togliere adesso. Facciamo leggere Domenico. Assolutamente, Domenico che ci legge appunto al mio posto tra le nuvole. Respiriamo profumi di smog. Viviamo in alveari dove tra le cende le api non si conoscono. Ci sporchiamo la bocca di parole vuote, scritte, copiate su muri virtuali che gridano solitudine. Ma tu hai mai corso tra le nuvole? Esiste un profeta senza volto che insegna speranza, senza preghiere riviste, senza promesse di successo. Prova a suonare all'interno dal nome incomprensibile. Raggiungi l'unica scala senza gradini. Scava tra i pensieri più ingenui, disegna la chiave che potrai perdere continuamente e che sempre ritroverai dentro di te. Sussurrerai apri di cielo e spalancando l'immaginazione ti chiederai il perché verrà di fatto rispondere. Hai mai corso tra le nuvole? Che io non volevo pubblicare, che era lo spreco inchiostro, che poi è diventato il mio nome d'arte. E è un percorso di 4 anni, prima spiegavo a Lucia, facciamo un discorso sulla qualità dei testi. E questa raccolta appunto nasce dalla libertà, dal senso di libertà, nessuno mi ha costretto a scrivere queste poesie, non c'è nessun mecenate, ho avuto la libertà di comporre piano piano questo libro. E questi poi si stanno vedendo i risultati, appunto, della qualità, perché mi era stato già chiesto di scrivere il secondo libro, però io dissi di no, appunto perché non c'era ancora del materiale, io chiamo materiale d'animo per scrivere altre poesie. E poi nasce anche dal desiderio di lanciare un messaggio, tutto di speranza, sia alla mia generazione, ma anche alle generazioni che vedo qui davanti, due ragazzi che spero anche loro risponderanno dopo alle tue domande, alle nostre, perché loro hanno bisogno di esempi come anch'io mi ci metto ancora, anche se ormai faccio parte anch'io del mondo adulto perché abbiamo delle responsabilità. Loro hanno bisogno di esempi e penso che questo libro sia un esempio appunto che è un progetto va curato nel dettaglio. La ricerca spasmodica di te, Sara. O meglio una ricerca. Ci si deve nutrire di ingenua immaginazione, abbandonare le vesti della consuetudine e costruire strade disegnate dal pensiero di qualcosa che ancora non c'è. Il tutto colorato da una possibile passione che potrebbe far naufragare la propria vita di sempre. Passeggiare
sedi di ogni uomo che non conosco ancora, ma che un giorno mi abbraccerà. Finalmente griderò vittoria al traguardo, dopo aver sudato vita alla ricerca spasmodica di te. Perché il fluire, il dripping che scende dalle cose, io lo lascio camminare perché vedo che la materia anche lei dipinge. Allora questa comunione che ci abbiamo crea un'opera che non è solo mia, è anche opera della materia, di tutto. Quando l'ho finita, che esco dal trance perché entrando uso rastrelli, lo scope, non il pennello, tutto quello che mi capita, faccio il quadro. Quando esco dal trance, io osservo e divento l'osservatrice della mia opera e cerco di domandarmi che
cosa ho fatto? E così voglio che gli altri, osservando l'opera mia, devono entrare nel quadro e devono trovare non solo me, ma devono trovare se stessi. Quindi l'arte come mezzo per farci capire noi stessi, per sì, farci guardare le cose io in modo diverso. Io non mi divido dalle opere, perché sono gli altri che mi fanno scoprire quello che ho scritto. Ed è bellissimo, bene, perché ognuno vede e secondo il lavoro che fa. Un medico vede la medicina, perché se una lucertola non la conosci, non la vedrai mai. Bella, grazie, grazie Luzza. Qualche altro che ci risponde? Qual è il valore principale dell'arte, il suo scopo, il suo fine? Perché costruire arte oggi? La rappresentazione di un'epoca. La rappresentazione di un'epoca, giusto. Fate per quell'arte grande, no? Di epoca in epoca, giustissimo. Come ti chiami? Marco. Marco. Secondo me è un messaggio universale che raggiungi tutti. Se uno che l'arte si sente, poi magari sarà difficile imparare lo stile, magari personalizzato, non personalizzato, la conoscenza verrà dopo. Però un messaggio universale di toccare tutti, come la musica, secondo me l'arte, la musica è come la musica, non la percetto. Qualche altra impressione? Isabella, io penso che l'arte oggi è una necessità. Abbiamo tutti fame e sete di bellezza e quindi questa necessità che ciascuno di noi si porta dentro, per noi artisti, noi la esprimiamo, noi con la musica, Lorenzo con la poesia, Nunzia con la cultura, i ragazzi con il teatro. Però credo che fruitori di questa necessità siamo un po' tutti, indipendentemente da quello che è il nostro ruolo. È proprio una necessità intrinseca dell'uomo stesso. E soltanto, diciamo, attraverso questa ricerca, attraverso questo percorso, la bellezza è anche un qualcosa che va necessariamente condiviso, non lo possiamo tenere per noi, non lo possiamo trattenere dentro di noi. E quindi nel momento in cui sentiamo questa necessità, facciamo anche una ricerca, un percorso. E naturalmente tutto questo ci porta ad un'evoluzione, quindi la mia evoluzione diventa la sua evoluzione. Solo nella condivisione noi possiamo realmente innalzarci in quella dimensione di nuvole, no? Pensavo quando ho avuto il libro di Lorenzo tra le mani, prima ancora di aprirlo mi sono soffermata un po' sull'immagine, sulla copertina, sul titolo, e ho pensato che le nuvole sono un qualcosa che in qualche maniera ha una visione terza rispetto a noi, no? Ci guardano un po' dall'alto. E quindi forse questo è il percorso che dobbiamo fare, ciascuno di noi è portato ad andare verso su. E l'evoluzione è qualcosa che si condivide, non si può trattenere per sé basta. Grazie Dino. E quindi continuiamo con la condivisione, no? di questo viaggio nelle poesie di Lorenzo. Con Sara ci legge La continua illusione. Mi incantò la rima fiore amore, l'appiattita.
difficile del mondo. Ecco, da qui lo spunto per chiederti come nasce il tuo rapporto con la poesia. Quando è che hai cominciato a scrivere la prima poesia? Quali sono le fasi che affronti? Ognuno di noi, penso, abbiamo provato almeno una volta nella vita a scrivere una poesia. Ciascuno però lo fa in un modo diverso. Ecco, invece, qual è il tuo approccio? Io devo ringraziare le mie professoresse del liceo classico perché mi chiesero una volta di tradurre più liberamente un testo dal greco. Da lì mi venne voglia di cimentarmi anch'io, perché sai, per 4 anni stai lì a tradurre, è faticoso, fai amicizia con il dizionario, però a quel punto hai voglia di cimentarti con la tua creatività. E poi vabbè, ci sono appunto gli ostacoli della vita, prima ne parlava bene il signore qui presente, il fatto di andare oltre. Ci sono dei eventi della vita che devi affrontare in una maniera, o li condividi, come ha detto bene Pina, quindi puoi condividere il dolore, puoi condividere la bellezza, oppure hai la possibilità con la scrittura. Quindi è stata anche una forma di terapia, si può dire. Franco Arminio, che prima ho citato, dice che la poesia e il paesaggio sono una terza medicina. Non bisogna demonizzare la medicina classica nella psicologia, ma la poesia e il paesaggio sono una forma di benessere. E finalmente si dovrebbe riprendere il pensiero di quel signore che sta scritto lì in quel manifesto, che è Italo Calvino, che diceva che ognuno di noi, come diceva bene prima, non si può creare un paesaggio sia interno che esterno. Quindi se oggi magari il mondo non ci appare bello, perché forse negli ultimi decenni le nostre anime non sono state così belle. Quindi, qual è l'emozione più grande che ti regala la poesia? Prima ho letto, insomma, che ti sei occupato anche di prosa, ma cosa ti regala invece la stesura di una poesia? Una volta terminata, la rileggi, cosa provi? Beh, diciamo, la cosa più bella è quando la legge un'altra persona. Sono sincero, prima lo facevo con mia nonna adesso non c'è più, io ho origini molisane e pugliesi, pur essendo nato a Roma, e mi ricordo mia nonna la chiamavo al telefono e le leggevo le poesie nuove, ed era sempre una grande emozione. Lei ci ha creduto quando non c'era né il primo libro né il secondo, diceva tu farei strada con la tua poesia. Io le ridevo al telefono e dicevo nonna, è impossibile la poesia oggi lanciare un messaggio, invece mamma aveva ragione, e quindi mi ritrovo ogni volta a emozionarmi, e magari ci sono periodi in cui non scrivo, adesso sono 2 mesi che per esempio non scrivo poesie, ho scritto anche di teatro, però la poesia è sotto per me la lettura della poesia, io mi emoziono leggendo altri poeti, adesso sto leggendo Whitman, prima di una mia in Bosca, la mia emozione sta nella lettura delle emozioni altrui, e questo mi accade non solo con la poesia. Mi accade spesso con la musica, mi accade col teatro, penso è questa un po' la scintilla, l'emozione. Allora, continuiamo con la condivisione, no, di queste emozioni, con il momento che ci legge la lampadina. Thank you.
imparare a cavalcare onde emotive, a navigare secondo una bussola costruita sull'attrazione. Ecco che faro, bianco come la serenità di arrivare in porto, rosso come la passione che ha permesso di levare l'ancora. Indicami la rotta per immergermi nei suoi occhi. La sua pelle sarà crociera per un nuovo mondo. Mai mi stancherò con lei di gridare. Partiamo. Io intanto ringrazio oggi di essere qui, perché per me è un grande dono. Ho approfittato per fare una vacanza, è stata una vacanza da lavoro, però farsi le vacanze di bellezza e condivisione, appunto, io penso sia un grande dono, e quindi bisogna avere un senso di gratitudine anche per il percorso che si fa. Quindi il presente intanto come dono, poi si vedrà il futuro, quello che accadrà. Bene, prima le domande le ho rivolte a voi, invece adesso è il vostro turno. Siete voi a poter rivolgere le vostre domande al nostro autore. Se avete curiosità, scrivete voi. Nessuna domanda, sono tutti tesi. Eravamo più bravi a rispondere. Vorrei domandarti qual è la tua stagione. Adesso, che cosa è? Primavera? Io la primavera, perché sono nato in primavera, sono nato a maggio. Per allora me la primavera. Allora tu c'hai tanta speranza, vedi tante cose belle così. Hai mai visto qualche cosa che ti ha fatto molto dolore? Diciamo che lo vedo ogni giorno. Io abito in una città che è forse perché è la più bella al mondo, che è Roma, però vive di tante contraddizioni. Quando siamo partiti l'altra mattina con Giulia, che ringrazio per la mano che mi ha dato per l'evento, e uno passa anche davanti a persone che sicuramente sono meno fortunate, e tu ti senti lì anche impotente, no? E quindi vediamo anche la sfortuna di un mondo in cui siamo 8 miliardi, ma 4 miliardi di persone non riescono ad avere neanche, che so, l'acqua potabile. Ecco, quello è quello che mi fa più dolore. Certe volte ti senti impotente di non poter fare qualcosa per però senti di voi partecipare. Sicuramente la voglia c'è, cioè, sì, di costruire. Questo è importante, perché io vedo in giro molto
po' di simbottura, molto disinteresse, cioè la condivisione è rara. Eppure è la soluzione, no? Perché quando finiamo le risorse del pianeta già a luglio, possiamo dire che non le condividiamo. No, almeno io sto vedendo che sta andando sempre più un assenteismo, non c'è più tanta condivisione. Ma voglio dire ai miei tempi, perché anche questi sono i miei tempi, io sto vivendo, però vedo che la solidarietà, la condivisione, l'amore, l'altruismo, tutte queste cose vanno scendendo. Forse involontariamente uno pensa solo a se stesso. Vabbè, noi siamo il chiaro esempio del contrario stasera. Perché... Ah, vabbè, è una sera no, perché conosco le persone, gli amici poi ci stanno, sono quelli che si tengono nel cuore. Però in genere, quando tu ti aspetti qualche cosa da qualche uno che magari l'hai conosciuto, vedi che vuole avere. Non danno questo, invece noi dobbiamo dare tutti amore, perché la nostra gioia sta nel dare amore, non nel ricevere. Quando noi facciamo qualcosa per qualcuno, quella è la gioia, sarà anche egoismo, io ne dovrò più per l'egoismo. Ma lo dice anche la scienza, l'empatia, no? Hanno fatto recenti scoperte, che in realtà essendo facendo del bene si sta meglio. Ma molti non lo sanno. Vabbè, divulgheremo. Qualche altra domanda? Lorenzo, ho visto solo adesso che ci sono anche delle traduzioni così, in inglese e portoghese, vorrei vedere come mai e come mai proprio queste due lingue. Perché c'è una traduttrice professionista portoghese che lesse il precedente libro e me ne fece dono liberamente, invece questo libro ho voluto espandere anche con l'inglese e il portoghese, perché il mio desiderio è quello di pubblicarlo anche all'estero, questa è la verità. Però prima volevo la prova italiana del libro, io penso che l'Italia abbia risposto bene alla poesia viva, quindi l'estero verrà dopo, perché di solito si fa il contrario, spesso con l'arte, prima si va all'estero, si ha la controprova che è qualcosa di buono e si torna in Italia, io volevo fare il contrario, quindi questo è il mio desiderio e traducendole prima mi sono un po' avvantaggiato. E grazie a Bruno Mancini, quindi grazie Ischia.